Non è baffi Arcibaldo, scusate gli studi, ho bisogno della vostra opinione di esperti su questo enigma, non ci vorrà molto. Enigma 40. Ok. Durante una conversazione tra padre e figlio, quest'ultimo chiede al padre: papà, io ho 22 anni. Il papà risponde: vuoi sapere quanti anni ho? Beh, vediamo, esattamente la tua età più metà dei miei anni. Quindi, per l'età ho bisogno di carta e penna, a quanto pare, e di una scrivania un po' più ordinata, ma ci sto lavorando. Allora, dove cazzo è il nero? Ok, 22 anni. Ha esattamente la sua età più la metà dei suoi anni. Che cazzo faccio a sapere? Ho esattamente la tua età più metà dei miei anni. Questo significa che togliendo metà degli anni del padre si ottiene l'età del figlio, quindi 44. Luke, here's my answer. Ok, l'avevo interpretato male. Critical thinking is the key to success. Pure bastava. Vabbè. Ok. Allora la mia intenzione è giusta. Grazie per il vostro aiuto, ragazzi. Tante cose sto facendo e buona giornata. Non stando con genio, va bene. Andiamo indietro. Qui è Savon. E così state indagando sulle misteriose sparizioni nel villaggio, eh? Beh, lasci che le dica come la penso. Ecco, sì, c'è qualcosa che non va. Ah, sì, ora ricordo. Siete alla ricerca di qualche indizio, seguite il mio consiglio e andate a parlare con Costin, proprietario del ristorante. Non ci siamo appena andati da lui? Oh, bentrovati, come va oggi? Ah no. Ah. Sta cercando il ristorante? Non è lontano, proseguite verso ovest e lo troverete. Ma prima che andiate, ascoltate il mio consiglio. Se avete scoperto tutto quello che chiede il mister, non potete fare sempre la stessa strada. Ricordatevi il tempo per esplorare di ogni angolo del villaggio, non ve ne pentirete. La ringrazio, seguiamo certamente il suo consiglio. Sì. Andiamo a Luca, abbiamo del lavoro da svolgere. Quindi, andando a ovest. Guarda Luke, una candela. Cos'è che ci penso? Conosci questo enigma? L'abbiamo già fatto un enigma con la candela. Oh no, un altro. Hai un solo fiammifero e vuoi illuminare la stanza con una lampada a petrolio. Riscaldarti davanti al fuoco del camino e prepararti un bagno. Se riuscirai a fare. Quindi. Beh, il fiammifero. Se non illumino quello, posso fare un cazzo. Cioè, se non accendo quello. Mi sembrava ovvio. Già. Magnifico lavoro, Luca. La soluzione è proprio questa. Sembra che il momento in cui si sia vuoto, forse sarebbe meglio tornare un'altra volta. Letto di legno, chi va a Luca? Lo diamo a Luca. È lui, Casting, immagino.
Saputo che se fate pure una stazione di laboratorio, quello è ok. Sembra che sulla ci siano gli Yigma, giovedì non averlo visto un istante fa. Fascinante, sembra che questo Yigma funga da chiavistello per la porta. Davvero curioso. Luke, figliolo, perché non fai un tentativo? Sono quasi sicuro che sia più alto e risolvi l'enigma. Enigma 58, ne ho saltati un paio. Riesci a far scorrere la paliera. Questo problema può essere risolto in sole 12 mosse. Va bene. Aspetta. Aspetta. No, aiuto. Ah, cioè, allora. Dio mio. Potrei non farcela nelle 12 mosse previste, ma ce l'ho fatta in 28. Molto bene, la porta dovrebbe essere aperta. Palline fuori una. Vecchia. Enigmina. Oh, salve, ti capita spesso di trovarti bloccato su enigmi senza speranza di risolverli? Beh, figliolo, sei arrivato nel posto giusto. Benvenuto alla bottega di Nonna Enigmina. Quante botteghe? Nonna Enigmina? E dove possiamo trovare questa signora? Ma non è ovvio, è proprio di fronte a te, ragazzo. Mi sembrate un po' troppo distratti. Ebbene sì, sono io la splendida Nonna Enigmina, reggente e guida degli spaesanti armati dei nemici. Splendida reggente? Professore, lei sa di cosa sta parlando? Calma, Luke. Mi sei diventato lo schermo, ok. Lascia che le parli un attimo. Non esatto di disturbarla, signor Enigmina, ma per reggente intende dire che possiede poteri psichici? Può, per esempio, individuare un criminale in mezzo a una folla di gente o trovare oggetti smarriti? Quale indovino ne è capace? Qualsiasi indovino ne è capace. Vuoi che sia per dire il futuro di qualche giorno? Bah. No, la mia specialità sono gli enigmi. Enigmi che la gente dimentica, enigmi che la gente perde. Di certo, ragazzi, ve ne siete fatti sfuggire un bel po', ma non vi vergognate, accade anche ai migliori. Vedete, io non faccio altro che raccogliere i poveri e i piccoli enigmi dispersi e invitarli a stare da me. Oh, quindi gli enigmi che ci sono sfuggiti adesso sono qui? Non esattamente, ragazzo. Io accolgo quegli enigmi che non hanno più un posto dove stare. Adesso capisci cosa mi rende così speciale? Andate ora e bussate alla porta di quella casetta alle mie spalle. All'interno troverete delle piccole ampolle, una delle quali contiene un enigma dimenticato. Credo proprio che in mezzo a tutte mi finite troverete anche gli enigmi che vi mancano. Non c'è niente. Tu, Kirstin? Eccolo, Ramon. Qui non si è fatto vedere oggi. Sembra ovvio che siamo finiti in un altro piccolo cerco. Peccato che non l'abbiate trovato. Di solito scappa dal lavoro e viene qui per un caffè e due chiacchiere. A proposito di chiacchiere, mi sono giunte voci, strane voci da uno dei miei clienti. Sembra che recentemente sia stato avvistato uno strano vecchietto che rapisce la gente del luogo. Un rapitore? Di chi si tratta? Sono solo voci che ho sentito, non so nulla di preciso. Dovreste cercare qualcuno che ne sa di più. Perché non fate un salto alla taverna? Di solito è lì che si riuniscono i cacchini nel villaggio. È quasi sera, quindi la taverna dovrebbe essere aperta per la cena. Misterioso vecchietto che capisce la gente del luogo. Questa sì che è una notizia curiosa. Domestico scomparso. Ok. Che casino. Ne ho dimenticati un po'. Professore, ormai è buio fuori.
Credo sia arrivato il momento di chiudere. Tornate domani se vi va di mangiare qualcosa. Luke, fermiamoci un attimo e ricapitoliamo quello che abbiamo scoperto. C'è una strana torre rumorosa, gente del luogo che scompare e un eccentrico anziano rapitore. È tutto così strano, non riesco a trovare un nesso, professore. Ragazzo mio, forse abbiamo finalmente qualche indizio concreto per le mani. Osservando la vita notturna del villaggio, potremo ottenere altre preziose informazioni. Ottima idea, professore. Continua la tua indagine per scovare altri indizi. Vuoi salvare? Certo che voglio salvare, ma... Non... Che accade a quest'uomo? Mi scusi se disturbo di nuovo. Ha visto Armando l'ultima volta che abbiamo parlato? Lo prendo come un no. Forza, Luke, andiamo. Ok. Lei? Mi scusi signorina, potrebbe darci una mano? Vede, stiamo cercando qualcuno, eh. Mi spiace, non posso aiutarti. Con non posso intendo dire che non voglio. Non mi hai rivolto la parola a Ramon della tua indagine e non mi importa proprio nulla. Ma forse se riesci a risolvere il enigma potrebbe venirmi in mente qualcosa. Chi si crede di essere, signori? Giustamente lei. Si incazza. Sulla luna. La forza di gravità sulla Luna è circa un sesto di quella sulla Terra. Ciò significa che sulla Luna un oggetto pesa circa un sesto rispetto alla Terra. Se porti un peso di 600 grammi sulla Luna e l'appoggi delicatamente sopra una bilancia, quali dei seguenti risultati appaiono? Si fa 600 diviso un sesto. Quindi... Un piano incredibile. Un sesto equivale a 0, ok. Aspetta, a 0,1666. Aspetta, mi fai questa cosa. Ok, a posto. Quindi blocco note. No, aiuto. No. Indice input non valido. Quindi 600 diviso. Voilà, 1, 6, 6, 6, 6, 6. Medi. Luke, here's my answer. Ed è quella sbagliata. Ottimo. I suppose I thought Pensa alle wrong. parti in cui ha composto una bilancia, cioè. In che senso? Ok.
Non posso barare. Invece che cercare una soluzione. Convertitore peso. Conversione peso terra luna. Calcola il tuo peso sulla luna. Meno di... That should do it. Fatto. Every puzzle has an answer. Quindi... Va benissimo. Ihihi, sai, ho sentito che se te ne vai in giro di notte per sembistare potresti finire in brutti guai. Scommetto che quello che è successo a Ramon... Ma che cosa intende dire? Si è avuto frammento del dipinto. Costui ci dice: oh santo cielo, cosa posso fare? Cosa l'angustia, signore? Chi abbiamo qui? Un giovanotto forte e robusto, a quanto pare. Oh, è il cielo che ti manda. Mi scusi? Ho cercato dappertutto e non riesco a trovarlo da nessuna parte. Oh, probabilmente l'ho perso oggi pomeriggio, mentre gironzolavo nelle vicinanze del parco. Andrò a cercarlo io stesso, ma si sta facendo buio. È davvero spaventoso là fuori. Beh, insomma, veramente... Solo che ecco, ormai le mie gambe si muovono a fatica e gli occhi non sono più buoni come quelli di una volta. Che ne dici, figliolo? Interessi un po' il vecchio dando un'occhiata intorno al parco? Cosa? Ma siamo nel bel mezzo di un'indagine adesso. Calma, Luke, non essere scortese. Dopotutto il parco non è lontano da qui. E chissà, magari potremmo trovare le utili informazioni per il nostro caso. Inoltre, è dovere di ogni gentiluomo aiutare chi si trova in difficoltà. Splendido, aspetto qui il vostro ritorno. Conto su di voi. Ultima cosa, signore, potrebbe dirci esattamente che cosa ha perso? Perso, io... Oh cielo, cos'era? Ma già, si tratta del mio orologio, cioè del mio migliore orologio. Per favore, figliolo, riportamelo. Va bene. Non ho intenzione di mettere piede nella villa fino a quando non avremo scoperto qualche indizio. Dobbiamo continuare a indagare. Sono assolutamente d'accordo, professore. Ok, quindi... Allora, mi dici qualcosa? Già ha perso di nuovo qualcosa. Sa che ormai non ci sta più con la testa, perde sempre tutto. Allora, cosa ha perso stavolta? Lascia che indovini, l'orologio da polso, eh? Già, ha proprio perso un orologio. Ha trovato lei qui intorno? Sì. Beh, in realtà non è stata Beatrice a trovarlo. Il fatto è che era già tardi quando l'ho trovato, così ha deciso di conservarlo fino a domani. Andate alla locanda, magari potete chiederlo a lei. Bene, ora che ho la tua attenzione, mi dovresti o no risolvere questi enigmi? Posti 2.000 inibibili, ma devo assolutamente risolverlo, così è come qui a cercare aiuto. Vedi, questo ovinello ha a che fare con una stella, magari tu riesci a capirci qualcosa, eh? Naturalmente, sarò felice di aiutarlo, immagino. Guarda, una stella gigante del cielo notturno. Quanti triangoli sei in grado di trovare nell'immagine territoriale sono posti separatamente? Quindi, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Per me sono 8. Sicuramente non lo sono anche nel Leo, anche per lui, infatti. Devi contare i triangoli con molta attenzione, minchia, che cosa incredibile. E va bene. Quindi.
Allora, questo è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otto poi. Poi lo porto. È il camino, sì. Lo so. Ce ne sono alti, grazie al cazzo. Non capisco. Poi l'immagine pixelata non aiuta, per carità, però. Contano anche questi? Non è 14. Non ci arrivo. Perché non ne ho idea. Qui ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9, 10, 15. Quindi sto sbagliando qualcosa. Il problema è capire che cosa sto sbagliando. Sì, va bene. Ah, non me ne togli più, grazie, gentilissimo. Allora, qui ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque, poi sei, nove. Luke, here's my answer. No, non è nemmeno Oh. nove. Va bene, sì, lo so, l'ho capito. Va bene. Qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi questo è 1, quindi 9. Che continua anche i rami? Ma quali sono?
Non sto assolutamente andando a cercare una soluzione, no. Va bene. Come 12. Quelli sono. Ma quali sono? Vai a fanculo. Va bene. Ah, sì, è stato la proprietaria della locanda per t-shirt e l'orologio. Ok. Forza, Luca, andiamo. L'orsetto a chi va? Beh, l'orsetto va a Luca. L'orsetto va a Luca. Lei è Beatrice? Zietto o dice qualcun altro? No, non volevo. La locanda, ok. Ma ti cerco più qua, ragazzi, io di ritorno. Buonasera, mi ha detto che è rinvenuto un orologio all'ingresso del parco. Oh, intende quell'antica gli appartiene a lei, professore. Oh no, è di Gerald. L'ho perso oggi mentre era in giro per il paese e mi è servito per trovarlo. Non ne sono affatto sorpresa, quell'uomo perde più cose di quanto un gatto perde i peli. Bene allora, ecco l'orologio. Immaginavo che fosse di Gerald, comunque. Mi sono detto, il professore è troppo alla moda per inventare questa roba antiquata. La ringrazio molto. Hai ottenuto un orologio. A proposito, per curiosità, le è capitato di vedere Ramon ultimamente? Ramon? Quel tipo pelle ossa con le grosse labbra viola? No, qui non si è fatto vedere oggi. Ma sapete, anche se vi giro con abiti raffinati, ho sentito dire che è un gran fannullone. E mentre sto zitto alla taverna, perché non provate a cercarlo lì? Capisco. Se è così, mi recherò subito alla taverna. Mi spiace tenere aperta la porta un po' più a lungo? Oh, non si preoccupi, professore. Oggi ho trovato un altro ospite e sto preparando la sua camera. Un'altra porta è sempre aperta per un gentiluomo affascinante come lei. La taverna qual è? Vero, sì. Certo, no, un gentiluomo aiuta sempre chi si trova in difficoltà, voi polito, siamo ancora preoccupati dalla scomparsa di Amano, quindi è meglio se continuiamo a cercarla. Eh sì, se mi interessa strano, è solo un paesino, eppure trovare qualcuno può diventare un'impresa. A volte sembra di girare in un dannato labirinto. A proposito, l'ho mai sentito questo, figliolo? Veramente dovremmo. Non è che con tutti gli enigmi che lui ha proposto a Luke, non è che possa cagare il cazzo a un signore. Un misterioso criminale in fuga sta cercando di fuggire dalla polizia che si trova nelle sue tracce. Il suo ingresso in città è indicato dalla freccia. Questo criminale ha giurato di non tornare mai indietro di fare un'inversione. Inoltre, ogni volta che verrà un incrocio, girerà sempre a destra o a sinistra. Come puoi vedere dalla mappa, questa zona della città ha più uscite, indicate tutte con quali non potrà mai usare. Quindi. Sempre a destra o a sinistra. La G la può usare. La F la può usare. E anche la E. Poi andiamo di qua. Poi si gira. La A la può usare. La B la può usare. E la D.
A occhio credo sia la D. Ovviamente l'ho sbagliato. Devi avere una mente molto elastica. E la Madonna. Ok. Sono un incrocio, giro qua. Sono un incrocio e giro qui. 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 Volendo, alla D, effettivamente, ci arrivo. Arrivo anche alla G. Come arrivo anche alla A. Come arrivo anche alla E?